Ciao a tutti, oggi risponderò alle vostre domande. Allora, mi vedete dall'alto perché qui ho il computer con le vostre domande. E adesso vedrò un po' a chi rispondere, a quale rispondere. Ok, me ne avete fatte tante, quindi grazie. Alcune sono davvero molto interessanti e quindi cominciamo subito. Allora, Giulia Bartoletti mi chiede: Ciao, da dove è nata la tua passione per le cose creative? Dove trovi tutte le tue splendide idee? Ti adoro, grazie. Prima cosa ti ringrazio. Allora, la mia passione penso che, non lo so, da quando ero piccola mi piaceva fare cose strane, comunque ho anche fatto la scuola di parrucchiera, quindi per fare comunque le acconciature, tinte, tutte queste cose qua, quindi magari non mi ricordo sinceramente da quando sono piccola, non lo so. E le mie idee non lo so neanche dove trovo le idee, quindi così ogni tanto penso: ma cosa posso fare oggi? Allora guardo le cose che ho e dico: alcune magari escono, alcune magari non riescono, cioè capita. Poi ci sono gli stampi malefici che si mettono di mezzo. Ok, poi prossima domanda. Esther La Rosa mi chiede: oh, bellissimo Mola, grazie. Quanti anni hai? Allora, ne ho 25, a novembre devo fare i 26. Poi, studio lavori? No, né uno né l'altro, ho già finito di studiare e non ho ancora lavoro. Materiale creativo che preferisci di più usare? Allora, è la resina. È la resina, solo che costa un sacco. Porca puzzolina, la resina mi piace tantissimo usarla perché puoi fare davvero di tutto con la resina, quindi è una cosa molto 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 bella da fare, solo che costa. L'unica pecca della resina è che costa. Va bene. Poi, Allora, Luca Campana mi chiede: Nutella o pizza? Pizza, pizza tutta la vita. Anzi, se qualcuno vuole regalarmi un tatuaggio con su una fettina di pizza, yeah! Ok, ah, se vedete che ho un braccio in su, adesso in giù, perché ho fatto ripassare i Zenzi e quindi adesso è tutto incremoso così, quindi lo lascio libero. Pizza. Poi, Tatiana Gracidetti mi chiede: carinissimo Mola, grazie. Pensi di rimettere il piercing al dito? Allora, e c'è anche un'altra ragazza che mi aveva chiesto cosa avevo fatto al dito. Praticamente avevo messo il microderma, non è proprio un piercing che togli niente, il microderma ti mettono dentro questa placchettina, la pelle tipo si attacca e tu hai fuori la vitina che ci metti su quello che vuoi. Io vedo l'ho fatto sul dito, tutti mi dicono non farlo sul dito perché comunque è una posizione che la mano la usi spesso, sbatti, sbatti, te la sporchi così, no, no, voglio fare. E niente, quindi praticamente non mi è mai guarito in poche parole e mi si è formato tutto un rosso, praticamente era un'infiammazione cronica in poche parole, non andava più via, non andava più, non andava più via e poi continuava a uscire roba gialla, roba e faceva male. E quindi un casino per toglierlo e l'ho tolto. E penso proprio che non lo rifarò mai più perché io e il microderma non ne ho. I piercing mi piacciono tantissimo perché comunque quelli puoi toglierli e rimetterli, cioè puoi toglierli quando vuoi. Il microderma invece è una cosa un po' più complicata. E infatti, se guardate adesso, io ho il segno e non so se comunque il rosso se ne andrà via del tutto. Mi sa che mi rimarrà la macchiolina rosa, quindi mi sa che proprio non è una cosa. Tatuaggi. Molto volentieri, ma magari, cioè il microderma mi ha fatto sudare le penne dell'inferno. Facevo anche gli incubi, non vedevo l'ora di toglierlo. Cioè, sono andata in crisi a volte, quindi se volete farlo sulla mano, sulle dita, pensateci un po' più di me. Ecco, io non ci ho pensato molto, ho fatto quelle mie idee. Ok, poi, in quale città abiti? A Crema. Crema. Non è uno scherzo, se la cercate esiste, crema. Ok. Mi faresti conoscere i tuoi gatti? Questa è una cosa un po' complicata perché i miei gatti sono più pazzi di me, quindi immaginate. Ok, poi Rosario Barbieri, che sarebbe la mia cara Valentina, mi chiede: studio, lavoro, ho già risposto, quale materiale preferisci di più, cosa tifi? Io. No, sì, niente di che, cioè me. Penso che sia per il calcio, cosa tifi? Io il calcio non mi piace, non lo guardo. Poi, vediamo un po'. Hai un fidanzato?
No, sono single. Il mio fidanzato è Gen Z. Poi, farai un Draw My Life? Non lo so, sinceramente non lo so. Magari in un futuro, adesso sinceramente penso di no, magari più avanti. Poi, stagione preferita? Primavera, penso. A me non mi piace mettermi il cappotto e non mi piace sudare, quindi una via di mezzo. Ok, mi sono persa. YouTuber preferito? Allora, mi piace tantissimo Lilli Meraviglia e Riccardo Dose, che mi fa scompisciare dalle risate, è troppo un mito. Poi, creazione preferita in resina? Penso quella con su Dauli. Però ce ne sono tante che ne ho fatte talmente tante che non saprei. Poi, squishy preferito? Ah, la briosciona, quella bellissima che adoro, che se avete visto i miei video sapete che adoro tantissimo. E ok, poi qua mi dice sempre lei. Sto cercando di rispondere anche alle domande che non avevo risposto l'altra volta, quindi quelle che ho risposto l'altra volta, avevo messo il video anche sopra. Allora, una delle tue più grandi fobie, i ragni. I ragni. Oh, io ho paura dei ragni. Mettetemi un ragno davanti, io svengo. No, se svengo poi mi viene su. Oh mio Dio. Non pensiamoci, non pensiamoci. Poi. Ok. Il mio colore preferito, penso sia il fucsia. Sì, fucsia. Ok, poi. Livia's Channel mi chiede: quanti anni ha già risposto? Qual è il mio vero nome? Jessica, semplicissimo. E hai altri social oltre YouTube? Sì, ho Instagram e Facebook. Se non lo sapete, io ogni volta che pubblico un video sotto nell'info, nella descrizione, metto sempre la mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram. Quindi se volete seguirmi su Facebook, mi chiamo, sono quello che è, le creazioni di Jay, e su Instagram Jessica Creation. Quindi se avete voglia, se avete sia Facebook che Instagram, seguitemi e mi farebbe molto piacere. Ok, poi, ecco, Beatrice Maioni, non so se lo dico giusto, perdonatemi, mi aveva chiesto cosa hai fatto il dito, spero di essermi spiegata. Avevo messo un mico del malefico. Potrebbe andare a braccetto con lo stampo malefico. Ok, le fantasie di Sara mi chiede che materiale creativo preferisci, ho risposto, quanti anni ho risposto, il mio stampo preferito, la tartarughina. Che se vedete i miei ultimi, da quando mi è arrivata la uso sempre la mia tartarughina. Ok, Chiari06 mi chiede un fidanzato risposto. Colore preferito fucsia. YouTuber preferito Lilli Meraviglia e Riccardo Dose. E il mio stampo preferito la mia tartarughina. Ma forse sì, non lo so. Sto andando un po' in crisi perché vedo le domande, poi vedo che me le hanno fatte e vado in crisi. Scusate, quanti anni ho? 25. Vediamo se ci sono altre domande. Ok, le domande sono finite. Allora, spero di aver risposto sì, a un po' tutto ho risposto, quindi sono stata anche brava. Niente, se avete qualcosa da dirmi, fatemelo sapere. Io sono qui. Scrivetemi pure, io comunque sapete che vi rispondo perché mi fa molto piacere rispondervi. Niente, spero che questo video comunque vi sia piaciuto. Che magari sapete qualcosina su di me ora. Niente, io vi ringrazio di aver guardato il mio video e vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!